Buongiorno, sono arrivati i mobili. Yeah! Guardate qua, questa l'abbiamo appena montata, cioè ce l'hanno montata. La vetrinetta è troppo carina. Praticamente la stessa linea ho comprato da Maison del tavolo, vedete? Infatti porta sto coso di legno, aspettate, vi faccio vedere. Vedete come è fatto? Proprio riprende lo stile del tavolo. La vetrinetta, aspetto. Vedete com'è? Con il legno qua, troppo carino, non vedo l'ora di riempirla con tutti i gingilli, solo che praticamente tu pulei un poco, guardate. Praticamente si muove e quindi mo non lo so che dobbiamo fare. Però è bellissima. Lamagna. È proprio così sto lambadario. Non mi piace. È lambagna. No, è bello veramente, solo che è tutto storto. Un altro sta qua. Ma c'è delle ah, come i dog le etichette? Ah, le etichette queste qua. E che sto facendo il video dopo le etichette? Ecco, faccio il video. È difficile. Bello sto lambadario, è bellissimo. Poi abbiamo comprato anche questo qua, praticamente questo, però questo è solo mobile, questo è lo specchio, non l'abbiamo comprato, questo, cioè l'abbiamo comprato di legno e mio padre ha fatto questo effetto così shabby, l'ha pitturato lui, è bellissimo e guarda caso è proprio molto molto simile al colore del mobile, quindi abbiamo deciso di appenderlo qua, stiamo ancora sistemando. Comunque è bellissimo questo mobiletto perché poi porta tutte le rifiniture così un po' sciabbe, un po' consumato. E i lampadari anche sono nuovi, bellissimi. Un altro dobbiamo metterlo qua, vero Max? Due lampadari. Speriamo che dopo tutte queste cose che ho comprato da Maison du Monde, dopo tutta questa pubblicità. Mi regala qualcosa, non dica stai in cucina. Fa schifo, stavo a finire, che schifo. Vabbè, comunque stavo qua anche col catalogo a vedere, perché praticamente non ero convinta della distanza del lampadario. Mi sembrava un po' troppo lungo, voi che dite? O va bene? No, non lo so, non lo vorrei farlo troppo corto. E quindi stavo vedendo un po', messo qua il catalogo. Anche questa linea qua è molto bella. Pure questa è tutta bianca, bellina, sta vetrinetta angolo. E quelle che ho preso io invece sono, dove stanno? No, lentine si chiamano. Oh, queste qua sono Josephine, pure molto bello, però è bianco. E invece questo qua, quello che ho preso io, che porta un po' di beige, di legno beige. E infatti ho preso il tavolo, ve l'ho detto, questa qua. E ci sarebbero ancora, poi ho preso questo qua, appunto il mobiletto che vi ho fatto vedere che ci abbiamo messo lo specchio. Ci sarebbe ancora questo qua, però per la TV siamo incerti perché vorremmo metterla quella là a parete, quindi non so se ne vale la pena. E comunque tutto molto bello. C'è anche la scarpiera, guarda, bellina, molto carina. Che è successo? Qualcosa che non va, Max. È asciutto? Esce il buco fuori. Ah, e non è buono. Guarda là. Quello pure ci fa. Ma come faccio il mouse? Come si fa? Stucco. Ah, mamma mia, guarda là che buco. Ma l'hai fatto tutto il buco? L'hai fatto tu, secondo me. E asfaltiamo così. E che bella tavola, guarda qua. Sciavvicì, che la tovaglia quella là che abbiamo comprato, che vi ho fatto il video. Video Oh, vi ho fatto vedere tutte le cose che ho comprato. Max, che ne dici di questo piatto che ho preparato? Dico, vabbè, linguine con scampetti freschi, anche a me, guarda. Ti piace? E come so, vedi, buon appetito. Poi dopo ho fatto anche il pesce che sta nel forno. Lascia che cosa? Lascia. Ma sono troppo bello invitante, ti faccio mangiare grazie a Dio. Grazie. Buon Buon appetito. appetito.
Oggi è troppo una bella giornata, guardate qua. Sole, campagna, guardate qua, ho sistemato l'aglio shabby chic qua dentro e patate. Com'è bello, no? Che serenità, tutto shabby chic, i limoni che mi ha portato mia mamma nel nostro orticello. Troppo bene, eh? Sto preparando l'outfit per la palestra, che oggi mi vado ad allenare e voglio anche registrarvi il video del mio allenamento completo che mi avete chiesto in tantissime. E spero di riuscirci oggi e che la palestra non sia troppo affollata. Voglio far vedere tutto quello che faccio, perché tanti esercizi si possono fare tranquillamente anche a casa, quindi sono felicissima. Questa magliettina è troppo carina, è troppo bellina. Poi pantalone leggings rigorosamente nero e così non è trasparente, sotto questo top sportivo molto contenitivo, così non succede nulla, insomma. E vado. Troppo bello è venuto mio padre, che è andato al ristorante già adesso. Troppo bello è venuto mio padre, è andato al negozio tipo orientale che sta a Napoli, e quando va mi porta sempre queste cose che mi piacciono tantissimo. Questi qua sono gli udon, i noodles, quelli doppi come al ristorante giapponese, li adoro. Questi sono tagliatelle, e questi sono tipo di farina di riso, comunque sono di riso, quindi sono buonissime, un'alternativa invece di mangiare sempre riso. E la salsa di soia è un bel bottiglione che io ne consumo tantissima, quindi grazie papà per queste cosine buone. Troppo belli i mobili nuovi. Che poi mi devono arrivare anche i nuovi mobili nella cucina, perché comunque non so se ve l'ho detto, forse non ve l'ho detto ancora, ho ordinato anche la lavastoviglie. Quindi sono felicissima che mi deve arrivare, faremo anche dei cambiamenti per ingrandire la cucina e metterci la lavastoviglie. Sono troppo felice, non vedo l'ora di fare l'home tour. Ho appena finito di sistemare tutte le cosine, ho messo tutte le cose nella credenza, ho sistemato tutti i vari mobili, veramente ho fatto tanti cambiamenti nell'ultimo periodo nella casa. Infatti, vabbè, vi ho fatto il video della stanza cosmeticosa, il room tour della stanza cosmeticosa, ve l'ho caricato questa settimana, e la settimana prossima penso che vedrete il room tour della camera da letto, bellissima, è venuta tutta super shabby chic, fantasmagorica, e ve la farò vedere, è bella, ne vado proprio, è la parte migliore della casa. Però anche il soggiorno, cucina, poi ho sistemato le altre stanze, perché questa è una casa abbastanza grande, e quindi vi vorrei fare pure un home tour per farvi vedere un po' i cambiamenti che ho fatto, e perché voi comunque mi avete dato tanti consigli all'inizio, che la casa era spoglia quando ho fatto il primo home tour, mi avete dato tanti consigli, quindi vi vorrei far vedere da brava alunna scolaretta che ho messo in pratica i vostri consigli. E se me ne volete dare altri, che a me piace tantissimo sistemare la casa, arredarla, comprare tante cosine, ho comprato tante cose in questo periodo, un perfetto stile shabby. Quindi se volete un altro video home tour aggiornato, mi raccomando fatemelo sapere. Adesso penso che vado a fare merenda con mia sorella, perché porto la torta pinguì, l'avevo chiamata così, torta pinguì light, che abbiamo fatto il video proprio questa settimana, abbiamo caricato questa ricetta sul secondo canale, mi è piaciuta tantissimo. Infatti guardando prima le foto che avete postato su Instagram, veramente in tantissime l'avete fatta, mi è piaciuta tanto, quindi noi siamo super felici, ed è una cosa che noi mangiamo spesso sia a colazione che merenda, ed è molto leggera perché comunque rispetto alla torta pinguì classica, che comunque c'è la panna, mascarpone eccetera. Quindi vado là, lo porto perché ce l'ho in frigo e ce lo pappiamo assieme. No, ma la magnificenza di questo dolce, troppo squisito. Mamma mia, ma che magnificenza! Ma no, ma che è sto dolce? Oddio. Fai vedere come affonda il cucchiaino. Affonda, no, è un dolce buono. Squisito. Non sapessi che light è sano, penseresti che è qualcosa di super calorico. Ragazzi, è proprio buonissimo, oddio. Un dessert, mi piace troppo. Abbiamo finito il nostro allenamento, vero Nancy? Siamo distrutti, abbiamo girato anche il video finalmente di tutto il nostro allenamento completo. Lo volete vedere? Se no lo buttiamo il video, non lo monto. Mettete tanti like, se no butto il video.
e ve lo carico al più presto, spero già la settimana prossima, e spero che questo video vi sia piaciuto, vi mando un bacio grande, ciao Nancy! Eccomi qua finalmente nel mio studio a montare il video che appunto vedrete domani. Le mie giornate si terminano sempre così, tisanina e computer, leggo anche i vostri commenti, rispondo un po' di commentini di notte. Ci tenevo tantissimo anche a ringraziarvi per tutti i messaggini e i commenti dolcissimi che mi avete scritto sotto al vlog di ieri, cattive notizie. Adesso sto bene, quindi vi volevo tanto tanto ringraziare, siete sempre dolcissime con me. E sto bene, sto meglio oggi, quindi vi ringrazio, vi auguro un buon fine settimana, mi raccomando se vi è piaciuto questo video lasciatemi un bel pollice in su, la settimana prossima è il mio compleanno ragazzi, sono super eccitata, non lo so se andrò a qualche parte, non lo so, comunque eventualmente vi porterò comunque con me e vi farò vedere, però non so, credo più di no, comunque anche a casa va bene, basta che siamo tutti assieme, vi mando un bacio grande.